Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Artisti a casa tua. Questa sera abbiamo con noi Simone Scarpa, meglio conosciuto come Simon Shu. Intanto grazie di essere qui e benvenuto. E poi, da dove nasce la tua passione per la musica? Buonasera a voi, innanzitutto grazie dell'invito, sono molto onorato di essere qui. Per chi non mi conosce, sono Simon Shu e mi hai fatto proprio una bella domanda. Cosa posso dirti? In verità non c'è mai stato un momento in cui ho detto la musica sarà la mia passione, in verità è una cosa che mi sono sempre sentito dentro di me. Ricordo, parliamo ancora di un po' di anni fa, ero molto giovane, non ancora sono vecchio, però comunque ancora giovane età, cominciai ad appassionarmi al mondo della musica quando cominciai a frequentare le prime discoteche. Parliamo quasi di ormai più di 10 anni fa. Riuscii a intrufolarmi in qualche modo nel mondo dell'organizzare feste tramite degli amici che insomma ogni tanto mi ospitavano, mi invitavano, questa cosa mi appassionava. Ebbene, gliel'ho buttata lì, vi fa piacere se posso darvi una mano a organizzare. E da lì è nato un po' tutto. Così grazie ad un gruppetto di amici miei sono riuscito a inserirmi in questo mondo. E mi ricordo che quando andavo in discoteca fissavo la figura del DJ. Perché praticamente vedevo, oltre ovviamente la gente, era questa figura che era in console, ovviamente il DJ, e mi chiedevo come può essere che una singola persona possa far ballare un pubblico così, farlo emozionare, farlo saltare, semplicemente riproducendo un CD. 100, 200, 1000 persone, quello che è insomma. Così ho cominciato a interessarmi e approfondire questo mondo. È nata così la mia passione per la musica e lì mi convinci che un giorno l'avrei fatto anch'io. Così è successo, tanto che il mio primo disco l'ho messo ormai 10 anni fa, quindi all'età di 15 anni, e in un club cittadino, quindi una cosa da poco, che poi comunque con il tempo ha dato i suoi frutti. Sono molto soddisfatto ovviamente, e una data importantissima, per quello che mi ricordo, mi sembra fosse ieri praticamente, è stata nel febbraio del 2014, quando finalmente intrapresi il mio primo tour internazionale. Una cosa immaginabile, praticamente un giovane da 18 anni appena compiute, mi sono ritrovato dall'altra parte del mondo. Mi sono ritrovato a fare un tour internazionale in Australia. Cioè, era una cosa veramente non da poco. Quindi posso dirti che la mia passione per la musica è nata con il tempo, è una cosa che mi sono sempre sentito dentro e sono riuscito a coltivarla. Quindi ti ringrazio per l'invito, sono qui e dopo vi mostrerò qualcosa, insomma, dai, grazie. Che cosa ci porti oggi, appunto? Mixerò un paio di dischi in un DJ set, sono tutti dischi che amo personalmente e che hanno fatto parte del mio percorso. Suonerò un genere che a molti non sarà noto, almeno il nome. Il genere si chiama Bounce. È un genere che a molti è sconosciuto perché purtroppo anche a causa della moda musicale non ha avuto molta occasione per poter appunto farsi conoscere. Però ve lo farò conoscere, non preoccupatevi, sono sicuro vi piacerà e ballerete insieme a me. Durante l'esibizione non sarò stabile su un unico BPM, quindi cercherò di variare un po' e sono sicuro riuscirò a trasmettervi la mia energia e sicuramente vi piacerà. Quale messaggio vuoi lasciare a chi ti guarda questa sera? Mi esibirò con una maglietta acquistata su un sito internazionale, il cui ricavato va in beneficenza all'industria musicale. Questo per dire cosa? Questo per cercare di trasmettere a tutti gli artisti, a tutte le persone che comunque vivono nel mondo dello spettacolo, che ovviamente, come ben sappiamo tutti, le serate in questo brutto periodo storico sono venute a mancare, ma sono sicuro che la nightlife ricomincerà a ripartire più forte di prima. Quello che voglio trasmettervi è semplicemente tutta la mia energia e la passione che ho per la musica e per questo mondo. Enjoy! Grazie mille e buona serata! Sounds. In a moment, you will meet someone who will take you on a mystery's journey. Ladies and gentlemen, please welcome. We'll be right back.
Buonasera e benvenuti, sono Simon Shu, sulle mani! Se nota, pero ya le elevé. La baby que cacheta durota. No sé si se nota, pero me la llevé. Y por eso me siento bien. Ahora claro me veo bien. Y es que la combi se ve bien. Pero en mí el menos está bien. Porque eso no se ve bien. Eso me siento. Y por eso me siento.
eyes. I went to check the mail and I smushed them as I passed. All the bushes busting outside, they really need a trim. I guess that it's about time, such an inconvenience. So upstairs I ran and sat down to take my polish off. But as I'm looking around, I realize what I forgot. The mail from the mailman is inside the box. And my nails and my nails, they're just in the cost. Ooh, boom, la 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 la. Everybody wanna get love tonight, right, left, right. Everybody wanna get live tonight, left, right, left.
I wanna see you dance, I wanna
Come on!
consistency is power, 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 power. Yeah.